Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo ad Airolo, in Canton Ticino. Molti di voi lo conosceranno per il Gottardo, infatti lì c'è la Galleria del San Gottardo, con l'autostrada che arriva da Lugano, da Milano, per andare poi verso nord. Lì c'è il massiccio del Gottardo, con la strada del Passo, e noi invece siamo sull'altro versante, quello dove sono state costruite delle piste per mountain bike. Hanno già cominciato l'anno scorso, ma quest'anno 2020 hanno ultimato i lavori e ci sono diverse piste appunto che vi faremo vedere oggi insieme al nostro prode Oscar. Ciao. Axel. Ciao. E me, ovviamente. Ad Airolo c'è una funivia, una cabinovia che vedete che sta arrivando, che fa la spola fra la cima e la valle e parte di solito ogni mezz'ora a seconda di quanta gente c'è. Percorso di esercizio per i principianti. Sei in forma? Sì. Così così. Sei un po' addormentato? Sì. Troppo presto la mattina? Sì. Quindi che bisogna mettere la mascherina. Polvere! Seguiamo l'Oscar, il grande esperto di questa pista. Soprattutto con le curve strette, con la sua bici piccola. Bravo Oscar! Wow, bravissimo! Guardate che linee, ragazzi! Grandissimo! Considerate che questo bike park è aperto tutta l'estate, quindi si conserva molto bene a livello di frenate e di sentieri con le varie buche, così, perché adesso siamo a fine agosto ed è ancora in ottime condizioni, perché anche i ragazzi qua di Airolo lo tengono molto bene a posto, in collaborazione anche con Allegra. Trenino tognolesco con l'Axel davanti e io mangio la polvere. Bellissimo il bosco, così fra luci e ombre. Ultimo pezzo, anche qua ci sono tante curve, alcune strette, tipo quella che sta per arrivare adesso è strettissima. Guardate che linee che prendono qua i super giovani, grandi. Qua siamo ormai sul prato, sopra il posteggio.
pausa pranzo con vista sul Gottardo. Dove stiamo andando? Sul sentiero da Capri. Da Capri? Però è sempre una pista mountain bike. Sì, certo. Più tecnica? Molto di più. Andiamo. Quali gradoni, curve strette. Questa più che una pista è quasi un sentiero alpino. Però appunto solo per le mountain bike, qui nel bike park di Airolo. Guardate che bella polvere, che bella linea nel verde. Adesso qua andiamo giù nel ruscello e fa già un po' più fresco. I due super giovani hanno belli decisi. Wow, Oscar! Il terreno è morbidissimo, fantastico, c'è un grip eccezionale qua in questa zona un po' più umida. E qua ci porta su un'altra pista che faremo dopo. E poi l'imbocco di quella classica, perché la parte bassa, ragazzi, ricordatevi, è uguale per tutte le piste. Cioè è questa qui, dove c'è scritto partenza. Giusto? Sì, let's go. Oscar, dove andiamo adesso? La finita, se dobbiamo pedalare un po'. Cosa bisogna fare? Pedalare un po'. Dove? Su di qua. Su di lì. Allora, Axel, pedaliamo, perché la pista normale dov'è? Parte da qua. Ok, quindi la pineta è un sentiero naturale. Sì. Andiamo a vedere, bisogna pedalare un attimino in su di qua, dice l'Oscar. Vai Oscar, comincia pure a pedalare. Andiamo al ristorante noi. Sì. Andiamo a bere una birra. Vai. Ciao ciao Oscar. Qui c'è il ristorante. Pineta Bike. Si va giù per di qua, si segue un po' la strada e poi c'è il sentiero. Pronto? Sì. Vai. Ci si addentra nella pineta, inizia la parte divertente. Tutto fondo boschivo, quindi pochi sassi e velocità perché sono tanti tratti dritti. Questo tra tutti i sentieri è sicuramente il più veloce del bike park Airolo. Ed è anche più facile. Anche se bisogna stare attenti perché essendo naturale non è preparato come gli altri. Qui sono alcune curve con rialzi, con sponde. Ogni tanto ci sono dei pezzi un po' esposti, per attenzione, cioè si finisce in mezzo al bosco, però insomma meglio tenere gli occhi aperti. Gran drittoni ad alta velocità. Cosa ne dici del Pineta 3? Ti è piaciuto? Sì, bellissimo. Perché? Perché è veloce, un po' tecnico e divertente. Una particolarità del bike park Airolo è che è veramente vicino all'autostrada. Perché è qua giù, quindi dall'uscita dell'autostradale di Airolo sono un minuto, due al massimo. Ragazzi, adesso andiamo a fare un altro sentiero. Paraboliche molto strette qui e polverose.
Qua si imparano a fare le curve e mangiare la polvere anche qui. Oggi sicuro. Oh! Polverosissimo, ragazzi, non si vede più niente. Qua torniamo nel mezzo del bosco, buio, che ci riporta all'imbocco della parte bassa. Come vi dicevamo, arrivano tutti i sentieri per portarci poi alla funivia. E qua c'è l'altro sentiero da sinistra che abbiamo fatto prima, quello detto da Capre, dall'Oscar. E qua siamo al solito bivio, dove arrivano poi le curve che all'Oscar piacciono tanto. Giornata in bike park finita, vediamo cosa dicono i nostri giovani. Allora? Mi sono divertito un sacco. Sì, Oscar, ti è piaciuto? Tantissimo. Anche se sei caduto? Sì. Fa ancora male la pancia? Un po'. Un po'. Torniamo? Sì, assolutamente. Anche perché è vicino a casa, no? Sì. Un'oretta siamo qua. No, no, Oscar. Sì. Anche con i tuoi amici? Sì, certo. Dai, allora salute. Alla prossima. Alla prossima.